Ripresa la Battipaglia si parte con un altro passo. Al secondo un diagonale di De Rosa termina fuori. Tre minuti più tardi è Di Baia a scaldare le mani a Giannitti. Dopo alcune incursioni sventate per un soffio dalla retroguardia pugliese, il centravanti della Battipagliese all'undicesimo si rende ancora una volta pericoloso. Sette minuti più tardi i bianconeri conquistano un rigore dopo un fallo di mani netto di Perrotta su cross di Russo. Di Baia dagli 11 metri non fallisce. Il casalano non riesce a reagire e anzi la Battipagliese con manovre veloci a mettere più volte in imbarazzo la difesa ospite che si salva con affanno. Al 34esimo giunge il raddoppio firmato da Loria, subentrato in precedenza al Russo. Bellissimo l'avvitamento aereo del giovane centrocampista che non lascia scampo a Giannitti. Al 34esimo è Amoruso ad incantare il pubblico con una punizione che avrebbe meritato miglior fortuna.